Salve, buon pomeriggio a tutti e benvenuti al webinar di Amgen Teach per l'Italia. Abbiamo qui Antonella Alfano e Anna Vascucci che presenteranno il webinar. Da parte nostra io sono Mattia Gentile di European School Net e do il benvenuto a tutti. Adesso lascio Anna presentare e prego. Buongiorno a tutti, non so se mi vedete, comunque mi sentite, vi do il benvenuto, vi ringrazio per la vostra partecipazione e quindi ringrazio anche quelli che si aggiungeranno in remoto, ringrazio anche quelli che si aggiungeranno via via. In realtà stiamo all'ultimo anno di questo progetto di Amgen Teach che è iniziato nel 2014 grazie al supporto dell'Amgen Foundation all'European School Net e questo progetto, come molti di voi sanno, perché siete per lo più veterani, diciamo, gran parte di voi, quindi perché appartenete ai vari centri IPSE dell'ANISN che si sono sviluppati a partire dal 2014. E questo progetto è iniziato nel 2014, l'anno scolastico 2014-2015 e ha diciamo oggettivamente supportato moltissimo alcuni dei nuclei all'epoca che si stavano formando dei centri di formazione IPSE, quindi sono diventati in qualche modo dei nuclei Amgen Teach, diciamo, che si sono intersecati con altri tipi di attività che i centri stessi facevano. Questo progetto ovviamente è finalizzato alla produzione e implementazione mediante corsi di formazione in presenza, e questo è stato fino all'anno scorso, di 10 national provider di 10 paesi europei, quindi c'è stata una grande collaborazione anche intersezione tra i vari provider dei vari paesi e ha permesso di produrre, come potete vedere anche sul sito di Amgen Teach, che vi invito ad andare a visitare perché è continuamente aggiornato, 374 risorse IPSE per insegnanti e studenti della secondaria di primo o di secondo grado. Quindi un'enorme produzione di risorse che possono essere, come sempre, utilizzate, adattate a seconda del sistema scolastico nel quale poi vengono utilizzate e che grazie a questo supporto di Amgen Foundation e dell'European School Net, nella persona di Marco Durando, ovviamente, di Agueda, di Annette Condon, di Enrique e ora di Mattia e di Ruth. Quindi io ringrazio tutti in fila, li chiamo per nome, insomma, perché alla fine siamo una comunità dove la condivisione e la sinergia è fondamentale e quindi ha senso il nostro nome e cognome, ma solo perché ognuno di noi ha un'etichetta che si chiama nome e cognome, insomma, ma è lo spirito che ci accomuna, che è quello che è la cosa più importante. Quindi anche in Italia, ovviamente, questo progetto ha dato un grande impulso alla produzione di risorse che sono poi state diffuse in tutta Italia nei vari corsi di formazione ed ha permesso quindi una crescita degli stessi e l'expertise, diciamo, dell'ANISN. Avevo fatto delle slide che però, insomma, almeno sul mio computer non si vedono, ma è poco importante, perché la sintesi è che mentre i corsi di formazione in presenza hanno permesso la partecipazione per forza di cose di insegnanti di cinque regioni, in sostanza, negli anni, questo corso di formazione a distanza permette invece la partecipazione di ben
13 regioni, cioè di docenti esperti, quali voi siete, e di responsabili dei centri, quindi non solo docenti esperti, formatori, ma coordinatori di centri di formazione IBSE. E quindi, come dire, facciamo di questa occasione, di questo problema della pandemia una virtù, cioè nel senso che questo ha permesso una spreading, una disseminazione ben superiore rispetto a quella dei corsi di formazione in presenza. In più, come nel modificato disegno, diciamo, progettuale, perché questo doveva essere una scuola, come sapete, una scuola in presenza a Fiesole, in realtà la finalità, diciamo, di questo anno, che ha avuto, insomma, dei finanziamenti anche molto più ridotti rispetto agli anni precedenti, ha, la finalità appunto di un ragionamento comune. I vari relatori presenteranno delle risorse e quindi per muoversi in una direzione, come vi ho scritto nell'ultima mail a tutti rispetto alla visione e alla strategia di questi nostri incontri, e cioè quello di mettere in campo una serie di risorse che possono essere utilizzate in un sistema blended, perché comunque guardiamo tutti al prossimo anno scolastico con una serie di variabili e pertanto l'unico scenario possibile è pensare a delle formazioni che siano blended e quindi delle formazioni che utilizzano delle risorse a distanza e poi ovviamente se Covid permettendo ci saranno delle implementazioni in presenza. I vari relatori presenteranno quindi la loro configurazione, diciamo, di una sessione di formazione. Ci saranno una serie di input, per esempio in questo di oggi sarà velocemente, saranno create delle rooms, ma non è tanto per lavorare nelle rooms nello specifico, ma per dire che poi se uno utilizza questo tipo di risorse, la risorsa presentata oggi può poi, nella fase di implementazione locale del centro regionale, pensare a un momento, diciamo, di ragionamento, di elaborazione in stanze separate, in gruppi separati, un po' come la dinamica classica, diciamo, delle formazioni inquiry o comunque anche delle implementazioni inquiry, in cui c'è sempre un momento individuale, un momento di piccolo gruppo, di condivisione e così via. Quindi non si perde la dinamica classica, diciamo, della formazione. Quindi io sto qui, vi auguro buon lavoro a tutti e passo la presentazione, non si è vista, però ringrazio in particolare Mattia, tutti dell'European School Act, ma in particolare Mattia. Quindi passo la parola ad Antonella. Allora, intanto io immagino, io visualizzo, ho visualizzato e facevo scorrere le slide della presentazione di Anna. Chiedo a qualcuno di darmi un feedback se anche voi appunto Mi si la vedeva. presentata. Perfetto. Allora, io uscirei da questa presentazione e andrei subito alla presentazione, Giulia, della scaletta di oggi. Allora, buongiorno, sono Giulia Forni. Prima di tutto, sì, diciamo due parole proprio per ringraziare questa opportunità che ci dà appunto Angel ed Anna di incontrarci e di diciamo, individuare del materiale proprio per i prossimi corsi di formazione, perché veramente saranno una sfida per tutti noi, per l'ANES, perché noi immaginiamo che ci sarà solo il prossimo anno perlomeno una didattica a distanza o perlomeno una didattica distanziata, nel senso che il lavoro di gruppo tradizionale, come noi lo immaginiamo, con i ragazzi che progettano vicini, ma anche gli insegnanti nei nostri corsi e che lavorano, diciamo, manualmente in piccoli gruppi, ecco, quello veramente forse per il prossimo anno non si potrà fare. E quindi questa didattica io la chiamo distanziata, non solo a distanza, e probabilmente l'anno prossimo è la nostra realtà.
Noi a Napoli sicuramente pensiamo di fare un corso a distanza e abbiamo anche chiesto praticamente alle colleghe se la cosa poteva interessare e abbiamo avuto un ottimo riscontro. Allora entriamo oggi, entriamo immediatamente nel tema, quindi che cosa faremo oggi? Prima di tutto Antonella per circa 18 minuti presenterà alcuni strumenti per la didattica a distanza e su questo però fra poco, alla fine di quando ho finito io di parlare, lei ci dirà qualcosa in più. Poi verranno presentate due attività. La prima è il corpo in movimento, è quella diciamo che è scritta proprio sul programma ed è, si tratta di un modulo che tutti quanti conoscono e che noi abbiamo cercato di modificare immaginando di poterlo utilizzare per una didattica a distanza per i ragazzi, ma anche un corso di formazione a distanza per gli insegnanti. Questa prima parte sarà tutta quanta raccontata. Poi abbiamo inserito un'altra attività che è un nuovo percorso che abbiamo preparato, diciamo, Antonella ed io, sul coronavirus. E lì proprio ci sarà la simulazione di un lavoro di gruppo a distanza. Veramente saranno degli spunti, diciamo, molto veloci. E alla fine ci sarà una discussione finale. Perciò io vi invito, se ci sono delle domande, a scriverle sì nella chat, ma voi stessi, insomma, vi invito a prendere appunti in modo tale che le domande, la discussione, abbiamo pensato di poter dedicare circa una mezz'oretta a questa parte di discussione collettiva, però lo vorremmo fare tutto insieme nell'ultima mezz'ora dell'incontro. Passo la parola a Antonella e poi possiamo partire. Allora, come vedete, abbiamo segnato in rosso la parola Zoom perché quando abbiamo preparato questi materiali avevamo intenzione di lavorare appunto su questa piattaforma. Poi Amgen Teach tramite Anna Pascucci ci ha messo gentilmente a disposizione la piattaforma Adobe, che è molto professionale, come sapete, usata da molte università, grandi aziende, sopporta grandi numeri, però abbiamo avuto modo di vedere che dal punto di vista dell'interazione dei partecipanti, almeno diciamo di default, non è configurata per appunto realizzare facilmente dei gruppi. Tant'è che oggi i gruppi mi dicono che si sente molto basso, provo ad avvicinarmi ancora di più al microfono. Allora, quindi quando oggi simuleremo la formazione dei sottogruppi, poiché appunto la faremo in Adobe, dove ci diceva Mattia, non è possibile attivare contemporaneamente il microfono a tutti. Quindi sarà appunto una simulazione, proprio una prova, e quindi vuol dire che i partecipanti del gruppo scriveranno nella chat. Per lo stesso motivo, quando sentiremo i gruppi, saremo in grado appunto di ascoltare solo due portavoce, sia perché siamo tanti come partecipanti e i gruppi di lavoro saranno 9, sarà impossibile ascoltare tutti e quindi simbolicamente ascolteremo l'esito del lavoro di due gruppi. Visto che la mia voce si sente, da come leggo, è molto bassa, io parto con la prima presentazione. Si è trovata quest'anno a dover necessariamente. La scuola si è trovata quest'anno a dover necessariamente riconfigurare le proprie pratiche didattiche. Anche alla ripresa delle attività scolastiche a settembre dovremo fare i conti con il distanziamento fisico e con la riorganizzazione degli spazi. Oggi cominceremo a vedere come proporre attività a distanza di tipo IPSE utilizzando sia strumenti di cui ci siamo già avvalsi nei nostri corsi, sia di strumenti che abbiamo appena iniziato a provare, come ad esempio la formazione di sottogruppi su piattaforma Zoom. Così potremo valutarne insieme la praticabilità e l'efficacia.
Queste modalità di lavoro a distanza possono essere applicate sia nei corsi di formazione ai docenti che in classe con gli studenti. Tutti noi, in questi mesi, abbiamo fatto pratica di piattaforme per comunicare a distanza, per fare lezione, ma anche per rimanere a contatto con parenti e amici. Oltre che Skype, abbiamo provato a fare videochiamate con WhatsApp o con Facebook o con Zoom, Meet, Discord, Jitsi e quant'altro, e ci siamo resi conto che ogni piattaforma ha i suoi punti di forza, ma spesso anche alcune limitazioni. Nei corsi di formazione IBSE dell'ANISN, in questi ultimi anni abbiamo già sperimentato forme di comunicazione a distanza, attribuendo una quota del monte ore alle attività svolte online e alla consultazione dei materiali del corso caricati dopo ogni incontro. Prima l'abbiamo fatto attraverso condivisione di cartelle in Dropbox o Drive, successivamente con una piattaforma strutturata e unica per tutti i centri. Infatti, appoggiandoci al server del sito ANISN, nell'anno scolastico 2018-2019 abbiamo attivato una piattaforma Moodle che attualmente viene usata per i vari corsi di formazione dai centri IBSE di Milano, Vicenza, Roma, Firenze, Napoli e Perabe, come si vede nella schermata. Durante l'ultimo incontro a Napoli della School for Inquiry è stato creato anche un gruppo nazionale per i responsabili dei centri IBSE. Si chiama Coordinamento Centri IBSE, come vedete nella slide. E il vantaggio è dato dal fatto di poter disporre di un ambiente protetto riservato ai soli iscritti a quel determinato corso. Abbiamo sperimentato anche l'integrazione nel Moodle di un Padlet, una lavagna virtuale usata da molti insegnanti. Il Padlet, attraverso alcuni semplici passaggi, può essere incorporato in un corso di formazione in Moodle. È molto facile da usare. Basta cliccare sul segno più in rosa che compare in basso a destra del Padlet. Si apre così un post-it virtuale sul quale si può scrivere e che viene condiviso in tempo reale. Padlet inoltre consente a più persone di lavorare contemporaneamente. Può essere utilizzato in modalità sincrona, per esempio per un brainstorming, o in modalità asincrona, per esempio per condividere la propria progettazione o i risultati di un'esperienza, o per inserire dei report, come si vede nell'esempio riportato nella slide. Sul Padlet può essere inserito qualsiasi contenuto, testo, immagini o video. Vediamo una possibile strutturazione di un corso IBSE a distanza. Come sapete, nell'anno scolastico 2018-2019, nell'ambito del progetto Amgen Teach, si è svolto un MOOC sull'IBSE, letteralmente un corso online su larga scala, che coinvolge cioè un numero molto elevato di utenti. Era destinato a tutti i docenti dai paesi europei coinvolti nel progetto. Aver partecipato a questo corso, oltre che nella produzione di alcuni materiali anche come utenti, ci ha in qualche modo dato dimostrazione che fare IBSE a distanza è possibile. Il corso era in modalità asincrona ed era strutturato in 5 moduli che venivano lanciati con cadenza settimanale. Così veniva presentato il primo modulo del MOOC, quello sul quale ci concentreremo in quanto veniva presentata un'attività IBSE, quella che nei nostri corsi definiamo messa in situazione o IBSE in azione. Ogni step di questo corso era accompagnato da una domanda alla quale erano invitati a rispondere tutti i corsisti, utilizzando il Padlet contenuto nella pagina del corso. La domanda introduttiva era: perché pensi sia importante fare esperienze inquiry come discente adulto? La prima attività consisteva nel realizzare un'esperienza IBSE come discente adulto, identificando, riflettendo e documentando i passaggi seguiti lungo il percorso inquiry.
L'attività era introdotta da un breve video nel quale si presentava la situazione problematica e si chiedeva ai partecipanti di formulare un'ipotesi. I corsisti avevano qualche giorno di tempo per poter rispondere. Anche in questa fase le ipotesi erano raccolte, quindi erano condivise su un Padlet. Naturalmente emergono varie ipotesi, ma ci si concentra su una sola ipotesi che viene esplicitata. Si precisa anche che ciò non significa che non si debbano perseguire le altre ipotesi, ma che lo si può fare in parallelo o successivamente. Gli esiti dell'esperimento attraverso foto e descrizioni vengono ancora una volta riportati sul Padlet. Al termine del modulo si presenta attraverso un video una sorta di soluzione al problema posto. Si analizza l'approccio sperimentale IPSE, i risultati e la loro interpretazione e si forniscono anche alcune indicazioni generali del protocollo applicabili anche in altre situazioni. È un aspetto importante quando si lavora a distanza. Al termine dell'attività svolta bisogna fornire una spiegazione esauriente e trarre le conclusioni. Il modulo si concludeva con uno strumento di valutazione, un documento che è un adattamento dello strumento di autovalutazione sviluppato nel progetto Fibonacci e che molti di noi conoscono. Si chiede ai corsisti di utilizzarlo e di annotare su Padlet le proprie riflessioni. In sintesi, questo modulo del corso a distanza sull'IPSE ha utilizzato dei video, in particolare per lanciare l'attività, per presentare gli esiti dell'esperienza e per riflettere su alcuni concetti chiave dell'IPSE. Ha utilizzato un Padlet per ogni fase, per consentire la partecipazione attiva dei corsisti, e ha fornito dei documenti di studio, di accompagnamento all'attività. Una breve nota tecnica sulla produzione di video. Il sistema più semplice è quello di aggiungere l'audio a una presentazione in PowerPoint e poi di esportare il file come video. Basta cliccare su Registra audio. Dopo aver inserito il commento vocale in tutte le slide, si esporta come video, così come si vede nell'immagine. Nel MOOC mancava un elemento importante nell'IPSE, e cioè il lavoro di gruppo. Poiché era rivolto a un pubblico amplissimo, come è nella natura di qualsiasi MOOC, è chiaro che non fosse possibile prevedere attività di gruppo. Ma con numeri piccoli come quelli di una classe o del numero medio di partecipanti a un nostro corso di formazione, si può fare, includendo così altri aspetti molto rilevanti per l'IPSE, come la progettazione e la discussione in piccoli gruppi. La piattaforma Zoom consente di creare delle stanze separate, definite breakout room, dove i corsisti possono essere smistati in un dato momento dell'incontro live. Lo sperimenteremo oggi stesso simulando un'attività IPSE che Giulia tra poco vi proporrà. Quindi, nei corsi di formazione a distanza che stiamo immaginando, agli strumenti utilizzati nel MOOC, pensiamo, si possa aggiungere il lavoro in piccoli gruppi. Come si può strutturare un corso IPSE a distanza? Noi ipotizziamo che i corsi di formazione del prossimo anno siano in modalità blended o completamente a distanza e che il monte ore del corso venga raggiunto attraverso incontri sincroni su piattaforma e attività da svolgere individualmente e poi condividere con le modalità partecipative che abbiamo visto. Se la situazione lo consentirà, si potrà prevedere qualche incontro in presenza. La didattica, così come la formazione a distanza, non sono da contrapporre all'insegnamento e alla formazione in presenza. Le due metodologie possono coesistere rafforzandosi vicendevolmente. La formazione a distanza può avvenire in modalità sincrona con vari strumenti. Tenere per esempio una video lezione in diretta, usare un Padlet o una lavagna multimediale per raccogliere e condividere idee, lanciare un sondaggio per conoscere le opinioni dei partecipanti, ma anche per fare domande sull'argomento che si sta trattando.
oppure può avvenire in modalità asincrona. Per esempio, ascoltare una video lezione preregistrata o un webinar, studiare materiali di approfondimento messi a disposizione in Moodle, pubblicare un commento o un report su Padlet e così via. Un corso di formazione può, secondo noi, contemplare entrambe le modalità. Sappiamo che nell'IBSE, come nel cooperative learning e in altri approcci di tipo partecipativo, il lavoro in piccoli gruppi e la successiva condivisione con la classe intera è fondamentale per formulare ipotesi, per progettare, sperimentare, discutendo e argomentando. Ma nel prossimo anno scolastico, sia in aula che nei corsi di formazione in presenza, il lavoro in piccoli gruppi come l'abbiamo finora inteso, tutti intorno a un tavolo, molto probabilmente ancora non si potrà realizzare. Vediamo quindi nello specifico come proporre a distanza attività IBSE che includano il lavoro in piccoli gruppi. Utilizzando la piattaforma Zoom abbiamo visto che è possibile formare gruppi creando stanze separate nelle quali vengono distribuiti i partecipanti all'incontro. Il docente o il formatore può spostarsi da un sottogruppo all'altro e seguire cosa sta accadendo, così come in presenza il docente gira tra i banchi per seguire e sostenere il lavoro degli studenti. L'assegnazione ai gruppi può essere automatica e quindi casuale, oppure può essere manuale e in tal caso si scelgono i partecipanti al gruppo. Naturalmente l'assegnazione automatica è molto più agile e veloce, soprattutto se i partecipanti sono molti. Si può impostare in automatico il tempo per l'attività di gruppo, per esempio 10 minuti. Al termine ci si ritrova in plenaria. Un timer negli ultimi minuti indica che il tempo per l'attività di gruppo sta per scadere. Zoom è una piattaforma gratuita che può essere scaricata all'indirizzo che vedete in questa slide. L'impostazione per il lavoro di gruppo non è presente di default in Zoom, ma occorre attivarla. Ecco come fare. Dopo essersi registrati, si accede al proprio profilo e sotto la voce impostazione si abilita, mettendo una spunta, la sala breakout, che consente appunto di dividere i partecipanti all'incontro in stanze separate. L'opzione è presente in tutte le versioni di Zoom, anche in quella gratuita. Non occorre inoltre che l'attivino i partecipanti, è sufficiente che lo abbia chi conduce la lezione, cioè l'host, l'ospitante. Giusto qualche cenno agli ambienti integrati. Uno dei più diffusi ambienti integrati, molto utilizzato in questi mesi per la didattica, è contenuto in G Suite di Google. Si tratta degli strumenti Meet e Classroom. Questo sistema ha molti pregi, tuttavia non consente, almeno finora, di creare in automatico stanze per i lavori di gruppo. Disporre di un ambiente virtuale integrato è molto vantaggioso perché significa avere sulla stessa piattaforma sia il servizio di comunicazione video per le videoconferenze che un luogo virtuale dove depositare e organizzare il materiale didattico, PowerPoint, documenti e quant'altro. Un ambiente integrato che svolge le stesse funzioni di G Suite, forse di più, è Zoom integrato in Moodle. Il Moodle dell'ANISN già ora consente di creare classi virtuali, di condividere materiale didattico sotto forma di file di vario formato, di distribuire compiti, di dare e ricevere commenti attraverso il forum o un Padlet. Con una semplice procedura, Zoom potrebbe essere aggiunto al Moodle dai webmaster del sito dell'ANISN. E per finire, qualche nota tecnica. Gli incontri in Zoom possono avere più di una persona al timone. Un amministratore potrebbe voler controllare in modo cooperativo una riunione. Quindi si può avviare una chiamata in Zoom e avere più di una persona responsabile. Si può scegliere inoltre se consentire solo all'organizzatore di condividere lo schermo
oppure consentire a tutti i partecipanti di farlo. Nei corsi per docenti sull'IBSE è opportuno che tutti possano farlo, affinché i portavoce possano condividere quanto emerso nel proprio gruppo di lavoro. Però in questo caso è importante raccomandare all'inizio dell'incontro di non toccare il tasto share screen, cioè di non attivare la condivisione schermo quando è in corso una presentazione. Con la versione a pagamento di Zoom, per esempio piano Pro o piano Education, è possibile generare a fine incontro un report che contiene l'elenco dei partecipanti. In un corso di formazione può essere molto utile per la registrazione delle presenze. Può farlo l'host o chi viene abilitato a farlo dal proprietario dell'account. In Zoom, oltre che condividere lo schermo, si può condividere una lavagna. Questa funzione è particolarmente utile quando si lavora nei gruppi. Infatti, si può annotare qui la progettazione di gruppo da condividere poi in plenaria. Tra poco la potete provare con l'attività che vi proporrà Giulia. Vi ringrazio per l'attenzione. Conoscono che era una di quelle che noi chiamiamo messe in situazione del modulo della mano alla pasta, il corpo in movimento. E adesso Antonella, diciamo, sta caricando questa nuova presentazione. Sì, voglio precisare che noi rimarremo sempre su questa piattaforma e che invece Antonella ha parlato di Zoom e magari ne parla anche dopo, perché appunto quella è una piattaforma che ha a pagamento, che è sia gratuita che a pagamento, ma c'ha alcune versioni in cui veramente, diciamo, l'abbonamento costa poco, quindi veramente alla portata di tutti. Ma noi rimarremo qui su questa piattaforma. Ecco, io non ho niente altro da aggiungere e quindi Antonella, vogliamo partire? Il corpo in solo un messaggio da Antonella, un attimo. Antonella, già adesso iniziamo le varie stanze oppure sarà dopo? No, è dopo ancora un'altra presentazione. Ok, perfetto. Allora lascio la presentazione, grazie. È un'attività IBSE. L'attività che vi presentiamo fa parte di un modulo abbastanza lungo, il corpo in movimento, che è conosciuto probabilmente da tutti i centri IBSE. È infatti uno dei primi moduli che noi abbiamo tradotto una decina di anni fa. Il nostro obiettivo non è tanto illustrarvi il modulo, quanto immaginare, vedere come è possibile trasformare un'attività che abbiamo sempre realizzato in presenza in un corso invece a distanza. È per questo che abbiamo scelto un'attività tanto conosciuta. Vediamo come si inizia. Ecco l'engage. Si mostra un'immagine, la ragazza che solleva un peso e poi si chiede: solleva un oggetto abbastanza pesante. Che cosa immagini che stia accadendo nel tuo braccio? Che cosa succede ai muscoli delle braccia? Che cosa ci permette di compiere i movimenti? Disegna come immagini sia fatto all'interno il tuo braccio. Questo è il compito. Ecco alcuni esempi di disegni di bambini. Questi sono molto interessanti perché ci permettono di capire le loro preconoscenze o i loro misconcetti. Alcuni studenti, ad esempio, pensano che lo scheletro sia di per sé immobile. Altri potrebbero pensare che l'arto contenga un solo osso che si piega a livello di articolazione.
Il concetto da acquisire con questa attività è che il movimento è dovuto all'azione combinata di muscoli ed ossa. Si passa alla fase explore, alla modellizzazione del movimento. Si domanda: come si verificano i movimenti di flessione e di estensione dell'avambraccio? Quali sono gli organi coinvolti e quali sono le funzioni di ciascuno? Si chiede ai corsisti o agli studenti di costruire un modello di braccio che funzioni e di costruirlo con materiale di facile consumo, con palloncini, con bacchette, spago, bulloni. Dovranno essere individuati i punti in cui legare il palloncino, che rappresenta il bicipite, e il palloncino, che rappresenta il tricipite, alle bacchette, che rappresentano l'osso, e di legarli in modo tale che possa avvenire il movimento. La costruzione di questo modello permette di individuare i punti in cui i muscoli sono attaccati alle ossa. In un incontro a distanza si lancia l'attività. Successivamente si chiede di progettare, prima individualmente, poi in gruppo nelle stanze di Zoom. Questo è il compito. Progetta e costruisci un modello funzionante del sistema braccio-avambraccio. Hai a disposizione due palloncini, due bacchette forate, un bullone e delle cordicelle. La progettazione sarà individuale e durerà 5 minuti. Il compito è questo: disegna con precisione su un foglio di carta il modello che intendi costruire con i materiali che hai a disposizione. Il modello deve consentire di compiere i movimenti di flessione e di estensione, e di rappresentare l'allungamento e la contrazione dei muscoli. Come quando si è in presenza, si passa alla condivisione nel piccolo gruppo. I corsisti verranno quindi divisi e terranno aperte le stanze di Zoom nelle quali avverrà il lavoro in piccolo gruppo. Si chiede quindi ai corsisti nelle proprie stanze di condividere il modello con gli altri membri del gruppo. Per condividerlo, il disegno verrà messo davanti allo schermo, come si vede in questo breve filmato. Si passa quindi alla progettazione nel piccolo gruppo, che durerà 10 minuti. Sempre nelle stanze, il compito è confrontarsi e mettersi d'accordo sul modello da realizzare. È necessario poi nominare un portavoce che presenterà in plenaria il lavoro del gruppo. Lo schema di modello condiviso può essere realizzato su carta e condiviso mettendolo davanti allo schermo, come abbiamo visto prima, o anche disegnato e salvato sulla lavagna condivisa. Si passa quindi alla costruzione del modello di braccio. Questo naturalmente non può essere fatto a distanza, ma verrà fatto a casa in modalità asincrona. Il compito è questo: procuratevi i materiali per realizzare il modello, così come l'avete progettato. Al posto delle bacchette di Meccano potete utilizzare due bacchette di cartone rigido, del fil di ferro o dello spago al posto del bullone. Fate le vostre osservazioni su ciò che funziona e non funziona. Se il prototipo non funziona, modificate la progettazione e documentate i passaggi seguiti. Condividete poi il vostro prototipo sul Padlet, postando una foto e le vostre osservazioni entro 7 giorni. Quindi questo è tutto un lavoro da fare in modalità asincrona. Questo è un esempio di condivisione dei prototipi sul Padlet, sempre in modalità asincrona. I corsisti possono in questi giorni, devono, non soltanto inserire i loro materiali, ma osservare anche
i materiali degli altri. Sarà necessario quindi assegnare un tempo sufficiente per la cosa. Per concludere, al termine dell'attività si presenta un breve video. Questo può avvenire in modalità asincrona oppure nell'incontro successivo. Il video mostra il modello funzionante di braccio realizzato con i materiali suggeriti e spiega che cosa il modello ci fa capire. Ecco, vediamone un esempio. Nel modello che abbiamo utilizzato, le bacchette rappresentano le ossa del braccio e dell'avambraccio. I palloncini rappresentano i muscoli, le cordicelle i tendini, il bullone è l'articolazione del gomito. Se si vuole sollevare l'avambraccio, si deve legare lo spago nei punti giusti sulle bacchette. Se colleghiamo entrambi i tendini del bicipite all'omero, come vediamo in figura, il modello non può funzionare. Infatti, il bicipite non si contrae. Lo stesso ragionamento vale per il muscolo tricipite. Vediamo un modello di braccio non funzionante. Nel costruire il modello ci si rende conto che le cordicelle poste all'estremità dei palloncini devono essere legate a due ossa differenti, una all'omero, l'altra a radio ulna. Quindi il bullone che collega braccio e avambraccio non deve essere messo nell'ultimo foro. Questo è un modello costruito bene, funzionante. Dopo aver costruito correttamente il modello, osserviamo la forma che assumono i palloncini quando si piega e si distende il braccio. Avvicinando le bacchette tra loro, il bicipite si accorcia, mentre il tricipite si allunga. Accade il contrario quando distendiamo il braccio. Il bicipite si allunga e il tricipite si accorcia. Le ossa e le articolazioni da sole non sono in grado di farci muovere. Il movimento del corpo è possibile grazie all'azione combinata di ossa e muscoli. Vediamo che cosa ci fa capire il modello. Innanzitutto che i muscoli scheletrici hanno generalmente forma affusolata, che la maggior parte dei muscoli è collegata alle ossa tramite i tendini, le cordicelle. I muscoli sono contrattili, hanno cioè la capacità di accorciarsi. Ci fa capire anche che i muscoli sono elastici, hanno cioè la capacità di ritornare alla lunghezza originaria quando termina l'azione della forza. Quando pieghiamo un braccio, un muscolo si accorcia e si rigonfia, mentre l'altro muscolo si rilassa e si allunga. I muscoli del braccio sono muscoli antagonisti. Cioè un muscolo si muove in modo opposto all'altro. Sono i muscoli a mettere in movimento le ossa. Quando un muscolo si contrae, può spostare l'osso al quale è collegato. Nel modello le mani muovono le ossa, che determinano la contrazione dei muscoli, mentre nella realtà sono i muscoli che muovono le ossa. Inoltre, l'avambraccio è formato da radio e ulna, quindi da due ossa. Nel modello, invece, sono rappresentate da una sola bacchetta. Dunque, un modello aiuta a capire la realtà, ma non è la realtà. Per approfondire, possiamo analizzare il genere di leva. La potenza è rappresentata dalla forza del muscolo del braccio, quindi il bicipite. La resistenza dal peso dell'avambraccio e dell'eventuale peso sostenuto dalla mano. Poiché la potenza è applicata tra il fulcro e la resistenza, questa leva è di terzo genere ed è sempre svantaggiosa.
disegnarle sì nella chat ma anche di scriverle, perché ci farebbe veramente molto piacere poter avere, diciamo, le vostre impressioni su questa proposta. Perché alla fine del nostro corso a Napoli noi siamo passati da una didattica, diciamo, in presenza ad una distanza proprio torto collo, e però non abbiamo mai sperimentato queste modalità di didattica a distanza come la stiamo sperimentando, non tanto in questa precedente presentazione che era un racconto, ma in questa successiva non l'abbiamo mai sperimentato. Quindi veramente saremmo, diciamo, interessati ad avere, diciamo, un vostro feedback. La domanda in fondo è questa: si può fare una didattica a distanza in cui vengano conservati perlomeno alcuni elementi dell'Ipse? Presentiamo quindi la seconda attività. La carichi tu, Antonella? Questa Lezioni di seconda scienze attività al è tempo del invece corona. nuova. Lezioni di scienze al tempo del coronavirus. In questa attività presenteremo alcune parti di un percorso ispirato all'Ipse, partendo dall'emergenza Covid-19. Avevamo pubblicato gran parte di queste attività già nel 2019. Ma ora abbiamo arricchito il percorso con spunti tratti dal dossier Coronavirus di Elena Pasquinelli, presenti sul sito della MAP. Perché ancora Covid-19? Non siamo stanchi di sentirne parlare? Gli obiettivi di questo incontro, di questa parte dell'incontro, sono essenzialmente due. In questo incontro noi vogliamo sperimentare la possibilità di coniugare la didattica distanziata e l'Ipse. Il secondo obiettivo è quello di fornire un percorso utile a sostenere la necessità di comportamenti responsabili, cioè quelli raccomandati in questa situazione di pandemia. E le attività che vengono proposte permettono di lavorare su concetti quale salute, igiene, spirito critico, temi che sono da sempre di grande attualità e che quindi, anche passato il Covid-19, potranno essere attività di un utile percorso. Poi c'è un terzo obiettivo che qui non è sviluppato, ma lo è nel dossier della Pasquinelli, e crediamo che sia importante comunque sottolinearlo. Il terzo obiettivo è la riflessione sulla natura della scienza, attività umana in continuo divenire, che proprio in questa occasione del Covid-19 ha manifestato sotto gli occhi di tutti le sue incertezze ed il suo modo di procedere. Dei Covid-19 sono infatti ancora incerte le cause iniziali, la natura del virus, la capacità di mutare, la sua capacità di mutare, la risposta immunitaria del corpo e addirittura gli scenari futuri. Questa incertezza, che è il segno di tutti i fenomeni complessi, mette sotto gli occhi di tutti noi i metodi e gli strumenti della scienza, dai più grossolani, ma veloci e utili per orientare la ricerca, ai più rigorosi, quelli che però richiedono più tempo. La consapevolezza della serietà di queste ricerche devono educare contro il mostro delle fake news e della scienza fai da te, che in questa occasione si è manifestato particolarmente forte. Del modulo noi presenteremo solo due attività, perché intendiamo soprattutto sperimentare insieme questa modalità di formazione a distanza, per poterla poi discutere, per poterne discutere la fattibilità. Vorremmo che questa parte dell'incontro potesse dare spunti dal punto di vista dei contenuti, dell'approccio e degli strumenti, cioè la piattaforma e le sue possibilità. Come iniziare? Ecco un esempio di engage. Nell'attuale pandemia sono state dettate numerose misure di prevenzione e a volte riassunte in un volantino. Questo è uno dei volantini che più frequentemente ci sono stati mostrati. Osservando questo volantino, possono nascere tante domande. Perché tenerci ad un metro di distanza? Perché
Lavarsi le mani, non stringersele, perché non possiamo abbracciarci? Queste sono soltanto alcune delle domande che possono sorgere, ma poi ce ne saranno tante altre. Da qui si può partire. Tra le tante domande se ne deve scegliere una. Noi siamo partiti da questa. Si deve stare ad un metro di distanza. Perché? È davvero necessario? Dalla domanda arriviamo poi alla domanda investigabile. La domanda investigabile potrebbe essere questa. La distanza tra le persone influisce sulla possibilità di contagio? Tu cosa ne pensi? Si chiederà ai ragazzi, come al solito. Si farà scrivere e così via, senza che ripetiamo tutte le cose che tutti noi conosciamo perfettamente. Ecco, ora si arriva alla progettazione. Però questa noi la viviamo come messa in situazione, come abbiamo fatto sempre nei nostri corsi di formazione. Quindi ognuno di voi a casa avrà questo compito. Progetta un'esperienza che verifichi la tua ipotesi circa la relazione tra la distanza delle persone e la possibilità di contagio. Avete 5 minuti e la progettazione dovrà utilizzare solo questi materiali, che sono una spruzzetta, un metro, acqua, 5 cartoncini e delle etichette oppure uno scotch carta. Perché questi materiali? Proprio perché, come vedete, sono dei materiali che sono presenti in qualsiasi casa. Quindi qualsiasi ragazzino a distanza può da casa propria realizzare questa attività. Ora siamo pronti a lavorare nelle stanze, quindi questa è la sfida più difficile. La sfida più difficile di questa formazione a distanza è proprio poter mantenere delle attività cooperative, perché noi crediamo che la cooperazione, la discussione siano fondamentali per l'IPSE. E quindi adesso noi proviamo a continuare a lavorare, però questa volta in gruppo, all'interno delle stanze di Zoom. All'interno della stanza di Zoom, prima di tutto discutete sulla vostra progettazione, poi scrivete o sulla lavagna o su un file Word la progettazione comune, poi la salvate per poterla illustrare poi a tutta quanta la classe. Avete a disposizione 10 minuti. Come già vi ha detto Antonella prima, nelle stanze è possibile diciamo dare un tempo preciso. Quindi entriamo nelle stanze e buon lavoro. Ecco, siamo pronti. Ora entrerete nelle stanze di Zoom. Ma mentre noi le prepariamo le stanze, voi incominciate a fissare a grandi linee la vostra progettazione individuale, così appena entrati nelle stanze sarete subito pronti per il lavoro di gruppo. Casuale. E allora noi vi invitiamo a pensare, cominciare a pensare individualmente, a fissare qualche idea su come progettare questa esperienza, cioè trovare un protocollo che verifichi l'ipotesi che avete intorno alla relazione tra la distanza delle persone e la possibilità di contagio. Ecco, questo è il compito che verrà messo in ognuna delle stanze. Se siamo pronti, Antonella, possiamo partire? Sì, questo dovrebbe farlo Mattia, quello di aprire le 9 stanze e nelle quali i partecipanti saranno distribuiti in maniera casuale. Come dicevamo, è una prova, quindi tra l'altro non c'è la possibilità di attivare i vostri microfoni, quindi la vostra discussione dovrà avvenire nella chat del gruppo. Esatto. E dopodiché al termine dei 10 minuti
sceglieremo magari si offrirà un paio di gruppi che possono raccontare come si è svolta l'esperienza, tenendo presente che in Zoom invece si potrà, quando faremo i nostri corsi, si potrà comunicare, quindi parlando un po' di tutto quello che vi abbiamo detto, quindi utilizzare una lavagna che avremmo potuto fare anche prima, torno a dire, poiché siamo in tanti e non è questo certo il numero dei partecipanti a un corso di formazione, e insomma adesso appunto è solo una simulazione. Quindi inizio le stanze? Sì. Perfetto. Mattia, ma noi possiamo entrare in una delle stanze, così tanto per... Certo. o no? Tanto che siamo qui, o no, Giulia, non è che... Allora, adesso dovremmo avere sei stanze. Ecco qui. Voi volete essere divise nelle varie stanze? Magari essere presenti un po' per vedere come funzionano i gruppi. Antonella, tu puoi, avendo tutti i diritti, Giulia, credo che possa farlo anche tu adesso. Sì, puoi, andando sull'icona dove ci sono quelle le quattro finestre, a fianco dove c'è scritto Attendees. Non vedo, Vedi il mio dove mouse? c'è il tuo mouse. Sta qua il mio mouse. Riesci a vederlo? Ti ci metto io, guarda, non ti preoccupare. Allora, la cosa è che la gente ancora non ha accettato. Ah, ho capito. Ah, quindi quando dice arrivata in the main.
per gravità. Ecco, siamo usciti dalle stanze. Vorremmo sapere, insomma, vorremmo sentire qualcuno che, diciamo, riferisse sulla progettazione. Io infatti riguardo, non sapendo i portavoce, se sì. potessero elencarsi uno ad uno nella chat, così posso abilitarli con il microfono. Sì, è una cosa velocissima. Quindi... Come l'alzata di mano. Sì. Per alzata di mano, sì. Allora, allora, Beatrice Moroni. Ah, ecco. Eccola qui. Allora, adesso Beatrice puoi parlare, basta abilitare il microfono in alto a sinistra. Se in questo momento potessero solamente scrivere i portavoce, così che non faccio confusione con le persone che erano in parte dei gruppi. Io vedo che qualcuno fa il commento, non sono riuscita a partecipare, non mi sentiva nessuno, ma abbiamo detto che cioè, i microfoni erano tutti disabilitati e quindi si trattava di scrivere. Paola, non ho capito, dice io non sono riuscita a scrivere. Purtroppo la gestione degli eventi online non è semplice, ci scusiamo, soprattutto con gruppi così grandi di solito non è semplice riuscire ad abilitare la funzione a tutti, anche perché deve essere fatto individualmente. Quindi ancora vi prego solamente di scrivere i nomi dei presentatori. Franca Pagani, io nel gruppo con lei, diciamo, lei aveva iniziato questa progettazione, poi qualcuno l'aveva, diciamo, completata, però non mi ricordo chi. Vuole Posso provare a... mettere Franca Pagani come... Franca, si può mettere te? Metti un ok nella chat, così magari incominciamo a vedere la possibilità. Anche nel gruppo nel quale ero io, c'erano erano uscite. Franca Pagani, ok, sì, quindi puoi abilitare Franca Pagani a parlare. Quindi... Franca, adesso devi abilitarti tu il microfono andando in alto a sinistra dove c'è l'icona del microfono. Ripeto. Scrivete solamente le persone che devono fare il report, altrimenti non riesco a seguire. È una questione di organizzazione. Potremmo iniziare con Franca, poi velocemente magari andiamo avanti. Sì, Franca, adesso puoi parlare. Mi sentite? Sì. Ok. Allora, io ho visto che quello che ho progettato così è stato integrato da altre cose, da altri colleghi del gruppo. A grandi linee tutti usano i cinque cartoncini posti attaccati con uno scotch o qualcosa su una parete alla stessa altezza. Possibilmente io ho detto un colorato perché se poi le goccioline devono comparire, ad esempio il verde può essere un colore molto facile poi per poter vedere l'effetto.
Poi scrivere sul pavimento, mettere con dello scotch diverse distanze, segnare, non so, 50, adesso non mi ricordo più cosa ho messo, 50, 60, insomma 5, a 10 centimetri di distanza fino al 100. Posizionarsi davanti con la spruzzetta, con il braccio alla stessa altezza, adesso bisogna stare attenti. Fare uno spruzzo davanti ad ogni cartoncino. Sul cartoncino conviene segnare a quale distanza faccio lo spruzzo. Fotografare subito il cartoncino, perché pensavo che con l'acqua si asciuga in fretta e quindi se faccio un'osservazione a posteriori magari non vedo bene. Quindi fare una foto al primo cartoncino 50 centimetri, spruzzare sul secondo, terzo, quarto e quinto, il quinto sarà a 1 metro, poi con le foto confrontare quanta acqua è giunta sul cartoncino. Poi qualcuno aveva detto invece di fare una cosa, adesso io non vedo più le cose, chi è cosa hanno scritto. Vabbè, c'era anche di porsi in centro a una stanza e porre i cartoncini a distanze diverse e girare. Adesso, se c'era qualcuno che deve intervenire. Questa era la proposta a grandi linee. Qualcuno diceva di segnare col pennarello dove ci sono le goccioline. Ecco, questo è quanto è emerso. Bene, c'è qualcun altro che vuole parlare? Cristina, mi pare, era stato proposto. Cristina, che dici? C'è qualcun altro che vuole? Vado io, Claretta. Cristina, ma tu dici non hai il microfono, ma si attiva, cioè Mattia te lo può attivare. Sì, se dici Io sì. infatti, io E a me come ho chiesto. è Claretta Cristilli che dice vado io. Ok, perfetto. Caretta, adesso il Mi microfono. sentite? Sì, Sì. bene. Mi sentite? Sì. Ok, io chiedo scusa, non so bene con chi ero, magari qualcun altro del mio gruppo si era proposto, ero con Marie-Claire domenica, mi sembra, e poi non ricordo. Perché abbiamo avuto dei problemi a capire la classe in cui eravamo. E abbiamo fatto un po' di fatica, anche non abbiamo scritto nulla perché non capivamo come condividere gli schermi. Comunque le idee che sono venute sono simili a quelle che ha appena descritto la collega. Noi avevamo ipotizzato di mettere i cartoncini appesi al muro e poi di distanziarci progressivamente di mezzo metro, partendo da una distanza considerata appunto di sicurezza di 1 metro. Quindi l'idea era quella di partire da 1 metro e poi allontanarsi di più. In effetti non abbiamo detto di avvicinarci, quindi abbiamo detto partiamo dal metro e andiamo sempre più distanti. Abbiamo ipotizzato all'inizio di mettere del colorante nell'acqua per rendere più evidenti le gocce. Ma ci siamo posti il problema che ci avevate detto che quelli erano gli strumenti a disposizione e quindi senza colorare l'acqua abbiamo detto allora si spruzza e poi con la penna si potrebbero cerchiare le zone bagnate in modo da avere una valutazione visiva del quantitativo di spruzzi. Avevamo detto segniamo per terra con lo scotch le distanze da misurare col metro e poi è finito il tempo perché abbiamo perso un po' di tempo a capire chi parla, chi va, chi do, chi va. Comunque, questa era un pochino l'idea. Adesso, ascoltando l'idea della fotografia, sicuramente è utile perché con una. Ecco, si potrebbe usare l'inchiostro della penna. Infatti ci avevamo pensato, ma poi ci siamo detti, boh, magari diventa complessa la faccenda. Potendolo fare, io avevo proposto. Ero stata io a proporre di colorare l'acqua, quindi io probabilmente proverei ancora con una colorazione, però l'idea di fotografare è sicuramente interessante perché poi in effetti si potrebbe con l'analisi della fotografia valutare effettivamente la quantità di acqua giunta e la quantità di acqua chiaramente avevamo ipotizzato essere la possibilità di contagio. Quindi l'ipotesi era che più
ci fossero gocce d'acqua, chiaramente più il rischio di contagio era alto. Bene, L'idea. grazie. Io propongo di ascoltare solo Maria Cristina e poi di continuare in modo tale da avere anche il tempo per discutere un pochettino sul discorso in generale. Va bene, molto velocemente. Allora, più o meno abbiamo pensato anche noi alla stessa modalità. Alcuni propongono di appendere, la cosa incredibile è che alcuni propongono di appendere su una parete i cartoncini e spruzzare. Diciamo in orizzontale, altri invece pongono sul pavimento, così si vede la ricaduta in verticale delle goccioline. Quindi tutti abbiamo disposto a distanze differenti, io ho proposto dai 30, 50, 70, 100 e 110 per vedere anche se oltre i 100 centimetri arriva l'acqua, arriva la gocciolina d'acqua. La modalità di visualizzazione è un po' diversa. Sono sorte nel nostro gruppo delle interessanti osservazioni, quali le variabili che andranno considerate una alla volta, per esempio la forza con cui io spruzzo, l'altezza del braccio dal quale spruzzo, insomma, tante variabili che andrebbero considerate separatamente e quindi testate in questo modo. E alcuni addirittura dispongono i cartoncini a raggiera a diversa distanza dalla spruzzetta, indicando la distanza misurata. Domenica Bondio credo sia nel mio gruppo. Ecco, queste le variabili più o meno, insomma le modalità sono quelle, però è veramente interessante proprio anche vedere le variabili una per volta. Grazie, grazie a tutti. Antonella, direi adesso di far partire il video, che dici? In modo da avere un po' di tempo dopo. Sì, alla conclusione, sì. La Ritorniamo alla conclusione. presentazione. Allora, vediamo come continua. Ecco come continuare l'attività. La progettazione è terminata. Ora si deve passare. È come se fosse due volte, un attimo che forse, come Sì, se ci fosse. io non tocco niente, fai partire tu, Antonella. Non c'è più. Mattia, mi puoi aiutare? Eccomi. Mattia, non trovavo più tra i documenti caricati la presentazione, l'ultima presentazione. Poi l'ho Sì. caricata più di una volta perché non me la sembrava che non l'avesse presa. Adesso la sto ulteriormente ricaricando, però poco fa era partita come se ce ne fossero due in contemporanea. Sono al Un 40%, quindi attimo. solo un attimino di pazienza a tutti, purtroppo anche per noi è la prima volta che usiamo questa piattaforma. E quindi sto ricaricando, però se magari mi aiuti a capire il problema. 80%, ancora un pochino. Sì, no, E la soluzione sarebbe sempre quella di... Com'è? che entrando nei gruppi, evidentemente si è cancellato quello che c'era, l'agenda, come dire, dei file in memoria. Perché ecco qua. Proviamo ora. Questa? Ritorniamo alla Vado. presentazione. Ecco come continuare l'attività. La Possiamo progettazione è continuare allora? terminata. Sì. Ora si deve passare alla realizzazione del progetto. Ogni corsista realizzerà il progetto elaborato dal gruppo, a casa propria, da solo, e lo documenterà con foto o video, raccoglierà i dati e verranno tratte le conclusioni. Tutto questo materiale verrà inserito sul Padlet. Viene dato un tempo per l'inserimento sul Padlet, ad esempio qua proponiamo 5 giorni. E dopo un certo numero di giorni, qua ne proponiamo 2, ci sarà la discussione comune. È importante che tra l'inserimento dei dati e il momento della discussione ci sia un tempo sufficiente perché i corsisti possano guardare tutte quante le attività e tutti i lavori proposti dagli altri corsisti. Alcune note. Prima di tutto si tratta di un'attività di modellizzazione.
con tutti i vantaggi ma anche i limiti che ogni modello presenta. I cartoni bagnati verranno osservati con attenzione. Si conterà il numero di goccioline e la dimensione della superficie bagnata. I dati potrebbero essere inseriti in tabella. Potrebbe anche essere utile chiedere ai ragazzi una documentazione fotografica e anche le immagini potrebbero essere inserite in tabella. Ora proponiamo un video tutorial per l'insegnante. Sebbene l'attività sia naturalmente molto semplice, pensiamo che possa essere utile perché permette di discutere o di notare alcuni particolari che erano sfuggiti. Proponiamo il video anche per un altro motivo, perché da quello che noi abbiamo visto in tutte le attività di didattica a distanza, anche quelle della Pasquinelli, anche quelle dei MOOC di Angel, noi abbiamo visto che c'è sempre poi la soluzione dell'attività. Ecco perché lo proponiamo. Buona visione. Come ci si infetta? La distanza influisce sul contagio? Ecco una breve esperienza da proporre ai ragazzi. Con semplici materiali occorrono alcuni cartoni, uno spruzzatore, un metro, una penna e delle etichette. Si riempie lo spruzzatore di acqua e si mette il cartone in posizione verticale. Si fissano quindi le distanze, con il metro si segna 20 cm, 40, 60, 80 e infine un metro. Il virus della malattia Covid-19 viaggia a grande distanza grazie alle goccioline espulse dalla bocca e dal naso, soprattutto quando si tossisce o si starnutisce. Spruzziamo quindi l'acqua sul cartone ad una distanza prima di 20 cm. È necessario contare il numero di spruzzi e la forza con cui si spruzza, in modo che anche nelle tappe successive si procederà nello stesso modo. Si sostituisce il cartone bagnato con uno asciutto e viene aumentata la distanza. Prima 40 cm, poi 60 e così via. Si osserveranno di volta in volta i cartoni e la quantità di acqua che ha raggiunto, la quantità di goccioline che ha raggiunto il cartone e la quantità di goccioline che invece sono cadute sul tavolo. Infatti le goccioline più grosse, quelle di volume più grande, sono più pesanti e cadono subito, mentre le goccioline più piccole, quelle più leggere, vanno più lontane. Mettendosi ad una distanza di 80 cm e poi a una distanza di un metro, questo fenomeno diventa più evidente. È quindi importante non soltanto mantenere la distanza, ma mantenere anche puliti tutti quanti i piani su cui possono cadere le goccioline che contengono il virus. Fino a quale distanza arriva lo spruzzo? Che cosa succede se si mette una mano davanti al getto? Ecco, il concetto da acquisire è che virus e batteri possono passare da un individuo all'altro per inalazione, attraverso le goccioline che si spargono nell'acqua. Per questo coprirsi la bocca e il naso quando si starnutisce è di fondamentale importanza. Passiamo avanti. Siamo ancora in una fase di explore circa il contagio. L'altra domanda potrebbe essere, l'altra domanda nata dal manifesto di prevenzione: perché non stringersi le mani? Allora anche qua si può progettare un'attività, realizzarla e documentarla. Qui andiamo più veloci perché la modalità è sempre quella. Si progetta da soli, poi nella stanza di Zoom si condivide, poi si realizza, si mette sul Padlet ed infine c'è la discussione nella stanza, diciamo, c'è la discussione nella stanza comune di Zoom. Questa attività deve essere progettata necessariamente con questi materiali: un gel per capelli, brillantini e qualche familiare con cui attuare l'esperienza o qualche compagno a seconda del periodo. Si tratta quindi, come vedete, di materiali tutti quanti molto, molto semplici.
come si immagina che avverrà la progettazione? La progettazione sarà di questo tipo: si mescola un po' di gel per capelli con i brillantini, si spalma poi il miscuglio sulla mano destra per chi appunto non è mancino, e poi si chiede ai compagni e ai familiari di mettersi in fila indiana. Ci si stringe la mano, il primo stringe la mano al secondo, il secondo al terzo e così via, e poi si osserva la propria mano e quella dei compagni. Si verificherà che naturalmente i brillantini sono passati di mano in mano, dal primo all'ultimo, anche se la carica, diciamo, sarà diminuita. L'esperienza può continuare toccando con le mani sporche di gel e brillantini vari oggetti, il tavolo, il mouse, il cellulare, e quindi verificare che attraverso le mani noi possiamo contaminare gli oggetti che ci circondano. Un'altra attività particolarmente bella, qua riconoscerete proprio lo stile della Pasquinelli, è quella di mettere a disposizione dei ragazzi oppure dei colleghi una serie di immagini in cui ci si tocca il viso e far riflettere su questo comportamento, che è un comportamento diffusissimo ed è un comportamento, diciamo, automatico, difficile da controllare. E questo che significa? Significa che se noi abbiamo le mani, come dire, se le nostre mani hanno raccolto dei virus, ma anche per i batteri è la stessa cosa, questo non vale solo ovviamente per il coronavirus. Ecco, noi in modo quasi automatico trasferiamo questi microrganismi, li trasferiamo sul nostro viso, sugli occhi e sulla bocca in particolare. Anche in questo caso, diciamo, il modello ha i suoi vantaggi e i suoi limiti. Alcuni vantaggi è che i brillantini sono proprio il modello del virus. E se voi provate a confrontare queste immagini, che fanno parte sempre del dossier del coronavirus, delle mani dei bambini con i brillantini e le immagini proprio dei virus, voi vedete quanto effettivamente dal punto di vista visivo il modello è molto buono. Quindi alla fine, qual è, diciamo, il concetto base a cui si deve arrivare? Il concetto base è che i virus e i batteri patogeni sono ubiquitari e con le mani possiamo raccoglierli e trasferirli a persone o a cose. Perché lavarsi le mani? È utile il sapone? Ecco delle altre domande. È possibile anche qua sperimentare un'attività, documentarla e trarre le conclusioni. Qua è inutile, diciamo, entrare nei dettagli. È chiaro che si tratterà di ripetere l'esperienza precedente, ma con queste varianti. Ci si lava le mani prima solo con l'acqua e si confronta con ciò che era avvenuto prima, e poi con acqua e sapone. Naturalmente qua ci sono tutta una serie di possibilità per raccogliere i dati, per documentarle, sulla quantità di brillantini e di gel. C'è una quantità di lavoro che è possibile, diciamo, fare, ma può essere fatta anche in modo, diciamo, estremamente semplice. Ecco un'altra domanda che riguarda questa volta la risposta immunitaria. Perché siamo così esposti al coronavirus? Come funzionano le vaccinazioni? Di questa attività io vi parlerò soltanto molto, molto velocemente. Nel nostro modulo, naturalmente noi non intendiamo arrivare alla spiegazione di come funzionano le vaccinazioni, ma di dare soltanto alcuni, diciamo, elementi essenziali. E si parte con un'attività di modellizzazione del meccanismo chiave serratura. Il video che qua non presento riguarda una reazione specifica antigen-anticorpo. In brevissima sintesi, si tratta di un'attività manuale molto semplice, non progettata dai ragazzi, ma che viene proposta. E, si tratta di
ritagliare, colorare delle figure che vedete e poi si chiede di incastrarle. Si vedrà che non è sempre possibile incastrare le forme azzurre con le forme gialle, ma soltanto quando l'incastro funziona come un meccanismo, appunto, chiave serratura, come in un puzzle. Questa attività semplicissima, che cala un po' dall'alto, diciamo, ai ragazzi, diventa però interessante se subito dopo si mostra questa immagine. Questa è un'immagine bellissima in cui si vede confrontato il virus dell'influenza con il virus, con il coronavirus del Covid, di Covid-19. Ed è possibile leggere questa immagine sia in verticale che in orizzontale. Si può chiedere ai ragazzi, ma anche ai colleghi, di osservarli e di spiegare perché il vaccino diciamo, contro l'influenza non potrebbe andare bene contro il coronavirus, non protegge contro il coronavirus. Quindi in questo caso è vero che la prima attività è stata un'attività di pura manipolazione, ma questa è propedeutica e necessaria per poter capire un concetto, diciamo, importante come questo. Altre attività che noi avevamo proposto riguardavano un discorso molto importante, una domanda che emerge spesso: perché ogni anno ci si vaccina contro l'influenza? Perché se si trova un vaccino contro Covid-19 non è detto che poi funzioni per sempre? Naturalmente questo è un discorso che riguarda l'evoluzione, in particolare di virus e batteri, sui quali noi al momento non abbiamo delle attività soprattutto che riguardino questo livello scolare. Però abbiamo delle attività che riguardano alcuni aspetti, alcuni meccanismi generali legati all'evoluzione, quale la selezione naturale e l'adattamento. E queste attività si chiamano Ti vedo e non ti vedo e Becchi su misura. Però anche qua, per brevità di tempo, noi non li illustriamo. Bene, siamo arrivati alla fine. Grazie per l'attenzione. 5 minuti per raccogliere le idee e poi noi speriamo di poter aprire con voi un utile dibattito. Il tema del dibattito è: questa modalità di conduzione di un'attività a distanza vi è sembrata utile, buona, riproponibile per un corso che potrebbe essere forse anche solo totalmente a distanza? Grazie ancora. Ecco, è finita la nostra, diciamo, presentazione, quindi vorremmo iniziare il dibattito perché siamo andati un pochettino oltre, ci manca solo un quarto d'ora alla fine, quindi invece di aspettare 5 minuti di raccogliere le idee, se qualcuno ha qualcosa da dire, lo scriva nella chat, cioè scriva nella chat che vuole parlare e Mattia darà la parola a chi ha scritto nella chat che vuole parlare. Quindi il tema quindi è quello sulla praticabilità di questa proposta. Ma anche altre domande sono ammesse. Sì, per le domande generali chiederei cortesemente solamente di scriverle nella chat. Nel caso in cui ci fosse qualcuno che ha delle idee da esprimere, allora che lo scrivesse nella chat, così posso abilitare il microfono. Ecco, Claudio vorrebbe intervenire. Claudia Polverini. Sì, e anche Claudia Piantini. No, Claudia Piantini. Ah, Claudia Piantini, se ho sbagliato. E Salvatore Stira. Mi sentite? Sì. Okay. Buongiorno a tutti. No, volevo dire questa cosa che
Mi sembra che il punto più delicato, no, non penso di pensarlo solo io, appunto, è il momento in cui c'è il confronto dei gruppi. Sappiamo com'è un po' difficile quando i ragazzi lavorano in gruppo, riuscire a trovare una forma condivisa delle proprie idee. Spesso appunto li vediamo discutere animatamente, oppure c'è chi sta molto zitto perché non riesce a magari a esprimere le proprie idee. Quindi un'attività con le breaking rooms permette sì di fare attività in gruppo, ma sicuramente non è facile, non facilita, ecco, lo scambio. E l'altra cosa è la difficoltà magari poi di realizzare quanto stabilito, deciso dal gruppo una volta che il singolo si trova da solo a fare, perché un conto è fare poi in gruppo e quindi l'attività prende vita dalla partecipazione un po' di tutti, invece la persona che si ritrova da sola a fare l'idea poi del gruppo, nemmeno la sua, credo che sia anche lì un punto delicato dell'effettuazione a distanza. Ecco, volevo porre queste due riflessioni. Grazie. Posso incominciare io a rispondere, poi Antonella se vuole o Anna. Dunque, la prima è quella cosa che dice Anna, cioè che praticamente la difficoltà delle stanze diciamo, è oggettiva. Però noi con questa piattaforma possiamo utilizzare soltanto la chat. Invece il fatto di poter parlare velocizza molto, sentire la voce dell'altro, del compagno che si conosce, del collega, avvicina anche perché c'è, come dire, il lavoro di gruppo ha anche una componente emozionale, diciamo, importante. Quindi sì, la difficoltà sì, è possibile. Noi speriamo che, nonostante la difficoltà, nonostante la differenza, possa però, perlomeno per la formazione degli insegnanti, possa essere utile. L'altra domanda era, poi diciamo, si è costretti a costruire a casa da soli su un progetto che è di un altro. Dunque si spera che il progetto sia stato, diciamo, condiviso ed accettato da tutti. E poi, come potete vedere, i materiali, diciamo, una delle cose importanti in queste progettazioni a distanza è proprio sul materiale, cioè se il materiale è semplicissimo, se il materiale che è presente in ogni casa, probabilmente la progettazione, insomma, più o meno è quella lì della strozzetta, insomma, avete visto rispetto al video che abbiamo proposto, era praticamente simile, ecco, o comunque si arriva a una progettazione di quel tipo. Io non ho altro da aggiungere, Antonella. Grazie. No, Vogliamo anche Anna sentire. voleva parlare, io volevo solo aggiungere che quando l'abbiamo simulato in un gruppo di progetto oltre che attivare il microfono, Scusate, coloro che non. Coloro... Antonella, scusami un attimo. Coloro che non stanno parlando, per piacere di mettere il microfono muto, se no c'è troppo riverbero. Grazie. No, volevo rispondere a Claudia e aggiungere a quello che già diceva Giulia, è che noi abbiamo provato, abbiamo fatto una simulazione in Zoom, quindi non solo ma aperte, quindi il fatto di vedersi è in un piccolo gruppo, ovviamente, quindi immaginiamo gruppi classe o gruppi di formazione docenti di intorno a 20-25, quindi il tutto è gestibile molto più tranquillamente. Oggi abbiamo semplicemente voluto fare una prima prova. Ok, questi sono gli ultimi 10 minuti per raccogliere un po' le idee. Se volete parlare, Anna, credo che... Allora, vediamo un po'. Sì, posso parlare? Sì.
Mi sentite? Pronto? Sì. Sì, allora, sono Sì, ci d'accordo sentiamo. con quanto hanno detto Giulia Antonella rispetto all'osservazione di Claudia Piantini. In Zoom è possibile questo. Per quanto riguarda qualcun altro, non ricordo chi, che diceva la conoscenza della piattaforma è limitante, questa piattaforma, a parte che ringraziamo l'European School Net per l'averla messa a disposizione, permette di fare gruppi molto grandi e al momento, insomma, abbiamo preferito questo e poi c'era bisogno di un supporto tecnico, quindi ora è così. La finalità di questa formazione è quella, come in questo caso, di fornire degli spunti. Poi uno utilizza la piattaforma che permette una condivisione col microfono e, come si diceva, con 25 persone, con gruppi da 5, è possibile esattamente mimare quello che fa in presenza. La cosa che io volevo aggiungere rispetto alle proposte presentate, era sia relativa al corpo in movimento, cioè se è stato fatto, suppongo di sì, una formazione in presenza in cui invece di fornire quei materiali e soltanto quelli, dare una lista di materiali, un po' disorientanti in un certo senso, in modo tale che la individuazione dei materiali giusti o anche magari di altri tipi di modelli sia più stimolante. Un'altra osservazione rispetto a queste proposte, con tutti i limiti ovviamente che hanno, perché giungono a certi livelli ovviamente di comprensione di come il virus si trasmette, diciamo, perché poi si può ampliare ancora con dei video che si trovano su web, in siti specializzati, dove ti fa vedere proprio le simulazioni di come fatti da scienziati, di come il virus si trasmette. Quindi questo potrebbe essere alla fine un video per far vedere, vediamo nella realtà che cos'è, perché l'abbiamo modellizzato, diciamo. Ma trovo che sia però importante fare tutte e tre le attività, cioè quella dello spruzzo, quella dei brillantini e quella di lavarsi le mani, perché altrimenti si rischia di un po' di spaventare se si fa con gli studenti, diciamo. Provo a rispondere sempre io, poi Antonella se vuole aggiungere. Sì, circa i materiali, senz'altro, diciamo, una delle cose che, come dire, a seconda dei livelli dell'IPSE, insomma, giustamente sai che o si danno già quei materiali, oppure si dà una lista di materiali, oppure non si dice niente e, diciamo, la progettazione comprende anche l'individuazione dei materiali. In questo caso, proprio per questa, diciamo, didattica a distanza, noi ci siamo orientate, diciamo così, perché, per esempio, e con questo rispondo anche a qualcuno che aveva scritto nella chat, in ogni caso c'è una spruzzetta, perché penso che la maggior parte di noi usa degli detersivi che si spruzzano. Penso che veramente è difficile trovare una casa in cui non ci sia una spruzzetta, diciamo, una volta che il detersivo è stato, diciamo, utilizzato, ti rimane una spruzzetta. Quindi, come dire, così. Questa storia dei materiali che devono essere dei materiali casalinghi, noi l'abbiamo assolutamente verificato che sia molto importante che siano casalinghi, che siano quelli, proprio per poter poi discuterne meglio a distanza. È chiaro che a distanza ci sono delle limitazioni sicuramente, diciamo, più forti. Il fatto dei video degli scienziati, secondo me, è un'ottima idea. Perché il problema dei modelli è proprio questo, che non esiste il modello. Ecco. Quindi non c'è dubbio che soprattutto o per dei ragazzi grandi oppure per formazione insegnanti, fare vedere poi i video proprio degli scienziati, penso che sia veramente la conclusione perfetta. Ecco. Non so se Antonella ha qualcosa da aggiungere. No, volevo solo aggiungere che abbiamo scelto l'attività del modello di braccio proprio perché l'abbiamo fatto in diversi centri, molte volte a Napoli. E quello che così quando viene descritto o quando si vede su libri sembra tutto chiaro, ma quando ci si trova in mano il modello, ecco, non è così scontato. Quindi è una cosa, è un'attività sulla quale abbiamo avuto un feedback, abbiamo avuto modo di capire che insomma, è molto utile farlo. Sì,
Ci sono altre domande, altre riflessioni che ci possono aiutare in qualche Sì, modo? altri interventi anche perché abbiamo gli ultimi Pochissimo. 5 minuti. Se vogliamo raccogliere un po' le idee oppure gli ultimi commenti da parte dei partecipanti. Forse c'era solo Salvatore Spina che aveva chiesto di Ah, sì, è condividere e poi vero. chiudiamo. Sì. Sì. Prego Salvatore, prego, prego. Allora, io penso che sia un'attività che si possa Certo. realizzare anche a distanza, a condizione che si diano delle indicazioni molto precise. Mentre se si realizza in presenza, se si effettua un IBS vero e proprio, potrebbe essere appunto interessante, come diceva poco fa Anna, anche diciamo, fare scegliere materiali agli studenti. Detto questo, a me sembra un'attività molto interessante anche per la scuola superiore, nel senso che pone il problema delle misure, perché quando noi spruzziamo l'acqua a una certa distanza, a un certo punto si pone il problema di contare le gocce o di contare la superficie che viene bagnata. E questo a un livello, diciamo, in una scuola superiore può stimolare anche i ragazzi a, diciamo, porsi il problema delle misure, cioè di come misurare la superficie che viene bagnata. E a quel punto, una volta raccolti i dati, si potrebbero anche, per esempio, tabellare e magari riportare su un grafico, anche se non è una cosa semplice, però proprio il fatto che non sia semplice può stimolare i ragazzi a porsi il problema delle misure, di come uno scienziato, per esempio, può andare a valutare, diciamo, per esempio, qual è la distanza opportuna, di distanziamento tra una persona e l'altra? Grazie mille per lo spunto, Salvatore. Io direi che possiamo chiudere anche perché, vero Anna, il prossimo incontro inizia proprio con delle riflessioni sull'attività, cioè sull'incontro precedente. Quindi ci sarà modo di così, un po' rifletterci e riprendere il ragionamento nel prossimo incontro. Perfetto, allora faccio vedere il mio viso l'ultima volta. Noi ci rivediamo la prossima settimana, allora l'appuntamento sarà a giovedì 3 luglio, sempre alle 16 per coloro che vogliono partecipare e che potranno partecipare. E quindi chiudo adesso il webinar e buon weekend e ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci! Arrivederci. Ciao! Arrivederci.